Ok, ci siamo. Primo match. Vediamo contro chi siamo. Vediamo di provare questo nostro Affinity. Dov'è? Ok. Ho anche con quel millesimo di credito che c'era rimasto di ticket, ho preso anche l'avatar di Liliana per far capire a tutti che comunque il mononero è il mazzo più vero, ce l'abbiamo nel cuore. Questa mano a me sembra un keep, quindi la teniamo tranquillamente. Molto spesso terremo una mano con una sola terra. L'avversario ha malligato invece. Oh, guarda un po'. Potrebbe essere un mirror match questo, come potrebbe essere un Boros, questo mazzo che abbiamo contro. Noi con il terra. Ok, questo è un mazzo. Questo è un mirror match. E noi ci prendiamo il nostro tempo. Per ora nella mano abbiamo tutto quello che ci serve per vincere. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Il problema è giocare tutto in un turno. Se non ci escono le terre può essere difficile. L'avversario pure si sta prendendo il suo tempo. Qui possiamo fare direttamente un terraglio e poi una raganella. Far capire chi comanda. Comunque è grave che al terzo turno non abbia giocato ancora niente l'avversario. Questo mirror non è un problema. E noi siamo felicissimi. Perché facciamo così. Facciamo un mana blu e un mana rosso. Peschiamo. Peschiamo altre due. E spariamo. E noi siamo felici. Ok, abbiamo tre terre più altra roba. Io direi mettiamo in gioco tutto e poi, insomma, e poi andiamo con il fling. Sì, diciamo che questa mano era particolarmente favorevole. Non avrei tenuto una mano con. Ho sbagliato. Cavolo, mi sono distratto. Avrei dovuto giocare prima le lenti e poi con il mana della lente avrei potuto giocare il prisma. Questo è stato un errore che ci è costato un pochino. Ma forse riusciremo a farci perdonare. Io mi faccio prendere quando parlo, purtroppo devo ancora abituarmi all'idea dello streaming. Noi abbiamo 3, 6, 8 permanenti, quindi siamo molto vicini, anzi diciamo che siamo praticamente lì. Soltanto che io ho paura del dispel dell'avversario. Quindi io prima di tutto attaccherei. Mi dispiace per il dispel. Sarebbe veramente un peccato. Va bene, io ci provo, dai. Ci proviamo in questo turno. No, vediamo se riesce a trapparsi l'avversario, magari per pescare qualcosina. E tanto noi qui siamo tranquilli. Sì, siamo tranquilli. Ok, questo con lo Springleaf Drum, cioè con questa carta capiamo che la variante del mazzo dell'avversario è quella che dicevo prima, più aggro. Va bene, io direi che qui se l'avversario non ha un fling è stramorto. Vediamo che ne dice. Ok, cominciamo. Il balletto cosmico. Peschiamo.
Rischiamo. Oh, ok. Anche se non abbiamo. Perfetto, perfetto. Facciamo così. Schiamo. Metallic Rebuke. Nell'ottica del counter avrei dovuto sacrificare due artefatti in meno per giocare la Blast. Si sarebbe potuto fare anche così. L'avversario ci scrive: per davvero, come sprecare una partita che hai già vinto? Not well played. Però concede. E quindi noi andiamo a godere, diciamo, di questi Ancient Grudge che abbiamo messo. Che abbiamo aggiunto poco prima di cominciare. Andando a togliere cosa? Beh, qualsiasi cosa in realtà è buona contro, cioè per mettere gli Ancient Grudge, per carità. Le Galvanic, visto che l'avversario ha sicuramente Carapace Forger, ci servono. E quindi direi di togliere. Di togliere un dispel. Wellspring. E Temur Battle Rage ci piace. È una Frogmite. Vediamo così. Io onestamente non ho capito bene cosa ha scritto l'avversario dopo aver. Oh, che mano schifosa. Che brutta mano. Io questa non la voglio tenere. Ai ai ai. Questa la teniamo. Voglio rischiare. E questa stella la mettiamo su. La mettiamo su. Abbiamo due artefatti da giocare a costo 1. Mettiamola giù. Se l'avversario ha Gorilla Shaman, la partita sarà molto più tosta. Ok, l'avversario è partito molto bene adesso, direi. E noi siamo indietro a questo punto. Possiamo fare un mana blu e pescare una terra. Ok. E pescare un'altra carta. Il Mir costa 4 per ora, ma il prossimo turno costerà molto meno. E mi sa che possiamo passare.
E qua ci servono le blast. Qua ci servono le blast a tutti i costi. Ok, ottima la pesca della terra, il mire costa 3, mentre il Toadcast costa 1. Giocare Latog adesso non mi pare il caso. Non mi pare il caso. Noi prenderemo tantissimi danni però. Mi sa che questa partita è persa. Sì, ok. Potevo giocarmela meglio, senza dubbio. Senza alcun dubbio. Stavo pensando. Feed Clan. Contro Fling. No, in realtà il Dispel è meglio di Fling. Cioè, il Dispel è meglio di Feedclan contro Fling. Ok, cominciamo noi. Sarebbe bello vedere questa mano non si può ottenere purtroppo. Cioè, mi serve la seconda terra, se no non andiamo da nessuna parte. E mi piacerebbe vedere un Ancient Grudge. Ok, questa la teniamo. Questa la teniamo perché se riusciamo a pescare la seconda terra, facciamo Ancient Grudge di secondo e un altro di terzo. E dovremmo spegnere completamente l'avversario. Questa la mettiamo giù perché vogliamo la terra. No. No. Sì. Sì. Rosso, blu. Peschiamo. Passiamo. Va bene, dai. Il Gorilla Shaman ci lascia davvero poco spazio. Davvero poco spazio. È un peccato perché con Lancet Grudge avevamo praticamente la partita in mano. Scemo che sono. Ma si vede che non ho giocato Mirror. Ok.
Ok, questa è stato un incontro abbastanza sprecato, lo ammetto. Ora non c'è più niente proprio che possiamo fare, possiamo concedere. Molto veloce. Ok. Facciamo il secondo incontro.